Assessore alla cultura del Comune di Atri Domenico Felicione, si avvia a conclusione questa intensa stagione che ha visto nella città ducale tanti nomi importanti. Sì, sono stati più di 200 gli appuntamenti della cultura in eventi per il Comune di Atri nel 2023, iniziati il 1 luglio, si concluderanno appunto il 28 agosto con l'ultimo appuntamento per quanto riguarda la musica, periferia sonore appunto nel quartiere Sant'Ilario. Sono 8 concerti in 4 serate, musica soul ed etnica. Questo progetto rientra nel MAF, che è Music Atrium Festival, è un calendario di tutti gli appuntamenti musicali che sono più di 45, racchiudono appunto l'Atrium Music Camp, il Festival dei Duchi d'Acquaviva, il blues e periferie sonore, appunto. Sono circa 45 concerti che la maggior parte si sono svolti, si stanno ancora svolgendo con il Festival dei Duchi d'Acquaviva in centro storico, e mercoledì iniziamo fino a sabato, iniziamo appunto nel quartiere Sant'Ilario con la musica etnica e soul proposta da Sinergie Moderne con appunto il Festival Periferie Sonore. Oltre al compleanno speciale per i 20 anni di Atri a Tavola, poi due rassegne importantissime, Atri Incontra e Incontri d'Autore, che hanno ospitato davvero tanti personaggi del mondo della cultura, dello spettacolo, dello sport e non solo. Sì, c'è stata tanta letteratura con 13 appuntamenti per appunto Atri Incontra e altre circa 5-6 appuntamenti con Incontri d'Autore. Tanta letteratura nel centro storico di Atri, perché è molto importante, abbiamo toccato diversi aspetti della cultura, della letteratura, degli aspetti sociali, insomma tanti spunti di riflessione anche in quest'estate 2023. Per non parlare poi anche delle mostre. Still of Peace è ancora in atto, si concluderà il 10 settembre, oltre 5 mostre alle scuderie, alle cisterne romane di Palazzo Acquaviva e al Museo Archeologico, con appunto anche gli appuntamenti del Cine Italia quest'anno. Sono sei appuntamenti di cinema che si terranno, si stanno ancora svolgendo all'interno del cortile Palazzo Acquaviva.